Salve a tutti ragazzi, qui è Tokay Parla e bentornati con la storia del mondo Pokémon. Oggi siamo al quarto episodio di 5 perché dividerò questa storia contemporanea in ben due episodi perché è lunga e quindi non c'ho voglia di editare tutto in un colpo solo. Non c'è molto da spiegare, se vi siete interessati già ai precedenti episodi, prego, andateveli a ricercare, tanto sono pochi e durano poco. Quindi ragazzi, cominciamo subito. Dai giochi Pokémon. Alcuni anni prima della prima generazione, un gruppo di scienziati scoprì un nuovo Pokémon, a quel tempo, nelle profondità della foresta della Guyana, in Sud America, il 5 luglio. Il Pokémon venne nominato Mew il 10 dello stesso mese. Mewtwo nacque il 6 febbraio e Mewtwo scappò dall'isola Cannella distruggendo la villa Pokémon il 1 settembre, per poi trasferirsi nella Grotta Celeste. La palestra di Sabrina è stata dichiarata la palestra ufficiale di Zafferanopoli dopo una lotta Pokémon tra Sabrina e il leader del dojo karate di Zafferanopoli. Augustine Platan, allievo del professor Rowan, è partito per Kalos. Giratina è tornato nel mondo Pokémon. È stato aperto il parco lotta a Hoenn. Ad Hoenn, sempre, viene aperta la villa lotta. E la nave reale Unima viene costruita. Un anno prima della prima generazione, il professor Rowan si era trasferito temporaneamente a Kalos per studiare i suoi miti. Durante la prima terza generazione, ovvero Rubino Omega e anche Zaffiro Alpha, avvengono gli eventi di Rosso Blu Giallo, Rosso Fuoco Verde Foglia, Rubino Zaffiro Smeraldo e Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Rosso lascia Biancavilla per affrontare il proprio viaggio Pokémon dopo il suo rivale, il nipote del professor Oak, Blu. Dopo aver ottenuto le 8 medaglie della regione di Kanto e aver sconfitto il Team Rocket, sfida i Super 4 e il loro campione, che si rivelerà essere lo stesso Blu. Una volta sconfitto Blu, Rosso diventa il campione e raggiunge il Settipelago per eliminare la presenza del Team Rocket e aiutare Celio a collegare il suo centro Pokémon telematico. Brandon e Vera lasciano Albanova per affrontare un viaggio Pokémon nella regione di Hoenn dopo essersi da poco trasferiti da Johto, salvando il professor Birch da un Pokémon selvatico arrabbiato. In un primo momento vi era una rivalità con il figlio barra figlia del professor Birch, ma più avanti la rivalità si sposta su Lino. Dopo aver sconfitto gli 8 capi palestra di Hoenn e calmato sia Groudon che Kyogre, liberando così la regione dal Team Magma e dal Team Hydro, Brandon, ovvero, sfidano i Super 4 e il campione, diventando a loro volta campioni, con grande stupore del figlio barra figlia di Birch. Durante l'episodio Delta, entreremo in contatto con Lairis, una misteriosa allenatrice che Lo barra La informerà di essere stata lei a spingere il Team Hydro barra Team Magma a risvegliare a Kyogre Groudon, in modo da impedire la distruzione di Hoenn con l'impatto di un gigantesco meteorite. L'unico modo per salvarsi è di invocare la potente Mega Evoluzione di Rayquaza. Dopo l'invocazione, Brandon o Vera attivano il loro Mega Cerchio e in groppa al leggendario distruggono il meteorite dal quale emerge Deoxys, che ingaggia immediatamente una furente battaglia contro Mega Rayquaza. Dopo averla sconfitto o catturato, Lairis lascerà Hoenn. Fra la prima e terza generazione e la seconda e quarta generazione avvengono gli eventi di Pokémon Colosseum e Pokémon Ranger. L'eruzione del vulcano dell'isola Cannella causa la sua distruzione. Blu occupa il posto vuoto di capo palestra alla palestra di Smeraldopoli. Inoltre, Rosso continua l'allenamento sul Monte Argento, allenandosi giorno e notte, lasciando il ruolo di campione a Lance, mentre Lorelei torna alla sua casa a Quartisola, ed Agatha si ritira dal ruolo di Super 4 di Kanto. Queste dimissioni lasciano liberi 3 posti nella squadra dei Super 4. Due di questi posti vacanti sono stati successivamente presi da Karen e Pino. L'altro è stato riempito da Koga, che lascia la sua palestra nelle mani della figlia Nina. Delle ricerche intensive confermano l'esistenza di Pokémon tipo Acciaio e Buio, anche a Kanto. Baoba lascia Kanto quando la sua zona safari viene chiusa e inizia il progetto di un'altra zona safari, a Johto. La torre Pokémon viene trasformata in una torre radio. Il parco Michi apre al posto della zona safari. Il negozio di bici di Kanto si trasferisce da Celestopoli a Fiordoropoli. Groudon e Kyogre si ritirano nella regione di Fiore per riposare dopo la lotta. Giratina torna nel mondo distorto. Viene costruito il parco lotta anche a Sinnoh e Johto. Blaine trasferisce la sua palestra distrutta da un'eruzione vulcanica dall'isola Cannella alle isole Spumarine. E per concludere, dopo la prima e terza generazione, gli umani abbandonano il Poké Park. Il prisma del cielo si rompe, avvengono gli eventi di Poké Park Wii, la grande avventura di Pikachu, la nave reale Unima viene completata
e prendono luogo gli eventi di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu. E allora grazie veramente a tutti quanti ragazzi per aver visto fino alla fine quest'altro video. Qui è stato Teo e se volete supportare il canale iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciate sempre un bel mi piace, lo apprezzo veramente tanto. Inoltre, se volete continuare a rimanere aggiornati sui video o foto che pubblico, ho qui sotto i miei social, tra cui Facebook, la pagina Facebook ovviamente, Instagram e un gruppo Telegram dove possiamo parlare tutti quanti. Quindi ragazzi, alla prossima e buona vita a tutti quanti!